Sapete, l'altro giorno stavo per cercare di acquistare un paio di scarpe online e beh, in realtà sono finito per acquistare molto di più che un semplice paio di scarpe. Questo mi ha fatto riflettere su quanto effettivamente sia potente un'ottima strategia di e-commerce marketing. E proprio per questo ho deciso di raccogliere quelle che sono le 10 strategie e tattiche di marketing per l'e-commerce per migliorare le vendite. Le 10 strategie che reputo imprescindibili, basate ovviamente su quella che è la mia esperienza dopo più di 5 anni da e-commerce specialist. Queste strategie vi aiuteranno a trasformare i vostri visitatori online in clienti fedeli ed affezionati. Prima di iniziare però spieghiamo un po' come lo vedo l'e-commerce. Immaginate l'e-commerce come una macchina e questa macchina ha un motore. Il motore ha diverse componenti e queste componenti sono tutte le strategie e le tattiche di marketing che hai a disposizione. Bene, il nostro obiettivo è far funzionare bene la macchina, quindi trovare gli elementi giusti e che funzionino per far marciare questa macchina. Qual è l'obiettivo di una vera strategia di marketing? È trovare il giusto marketing mix e tutti quei canali che permettono insieme di aumentare il fatturato e portare clienti nuovi e rendere fedeli quelli già esistenti. Partiamo subito con la strategia numero 1, che è massimizza le tue campagne email marketing. L'email marketing è il nostro asso nella manica per entrare in contatto diretto con i nostri clienti. Con delle mail personalizzate e molto specifiche possiamo davvero creare un legame molto più intimo con i nostri clienti. Ho fatto diversi video riguardo che ti invito a vedere, quindi se hai bisogno di email marketing da zero ho qui la guida, ma ecco alcuni consigli sull'email marketing. Utilizza un flusso di benvenuto e quindi una welcome sequence. Diamo il benvenuto ai nuovi clienti con stile. Non soffermiamoci sulla solita mail: grazie per esserti iscritto, ecco il 10% di sconto per te. Raccontiamo tutti i vantaggi dell'iscriversi alla nostra newsletter. Fagli conoscere la storia del brand e fagli appassionare a quello che crei. Tieni inoltre i clienti aggiornati sul tuo business, condividendo ovviamente offerte esclusive, aggiornamenti su nuovi prodotti, per spingere a costo praticamente zero gli utenti che sono iscritti alla newsletter verso il tuo sito. Inoltre ci sarebbero tantissime altre automazioni, ma non mi dilungo troppo su questo argomento, ma ti assicuro che l'email marketing in generale, se fatto come si deve, può ricoprire circa il 40% del tuo fatturato totale. Quindi un elemento estremamente importante che non è da sottovalutare. La strategia numero 2 è semplifica il processo di checkout. Secondo alcuni dati, il 68% dei carrelli viene abbandonato senza completare l'acquisto. Questa ovviamente è una percentuale enorme. Quindi capirai bene che avere un processo di checkout quanto più snello possibile è estremamente fondamentale. Ecco alcuni errori da evitare. Non obbligare l'utente a creare il proprio account. Io personalmente non acquisto mai se qualcuno mi obbliga a creare il mio account per procedere all'acquisto. E sono sicuro che sotto anche voi. Mostra in maniera chiara inoltre una barra di progresso, fai vedere all'utente quanto gli manca per completare l'acquisto. Non ridurti a offrire solo una tipologia di pagamento, quindi inserisci il pagamento con le carte, il contrassegno, il bonifico bancario, PayPal, Satispay e tutti quei mezzi che permettono di snellire il processo di acquisto, perché ci sono persone che preferiscono pagare con PayPal, ci sono persone che preferiscono pagare con il contrassegno. Il nostro obiettivo da marketer è quello di venire incontro a tutti questi bisogni. Numero 3, ovviamente fai in modo che il tuo e-commerce sia mobile friendly, mobile first. Nel 2024 è inaccettabile non avere un sito disegnato per il mobile. Più del 60% del traffico, se ti fai un'analisi tramite Google Analytics, ti accorgerai che è traffico da mobile. E non c'è tanto da meravigliarsi in questo. Prova a pensare come ti comporti da consumatore. Sei sempre con il telefono in mano e navighi la maggior parte dei siti tramite mobile. E quindi, di conseguenza, la tua strategia di e-commerce dovrebbe seguire questo trend. È importantissimo quindi avere un design che è pensato esclusivamente lato mobile, ma non è solo una questione di vendite, perché ti assicuro che anche lato posizionamento e la SEO Google premia tantissimo ormai i siti che sono ottimizzati per il mobile. Numero 4, considera il social shopping. Come sappiamo, oggi i social sono molto molto usati, che è non cercare di vendere direttamente il tuo prodotto all'interno dei social attraverso l'organico. Facebook e Instagram hanno le loro funzionalità shopping, ora anche TikTok, quindi assicurati di integrare il tuo catalogo con questi strumenti in modo da avere un catalogo ordinato e l'etichettatura di tutti i prodotti e offrire anche un'esperienza d'acquisto in maniera organica sui tuoi social. Inoltre, ultimamente tutti questi social hanno anche una piattaforma propria per il checkout, quindi l'utente potrebbe essere in grado tranquillamente di acquistare tramite Instagram o tramite Facebook o tramite TikTok direttamente senza mai uscire dall'app. Questo secondo me nel futuro è un trend non da sottovalutare. La recente implementazione di TikTok è sicuramente l'esempio di come questa strategia potrebbe integrarsi con tutte le tue strategie di marketing per spingere traffico sull'e-commerce.
e-commerce. Numero 5, usa le UGC, estremamente importante. Ho fatto un video riguardo che ti invito a vedere, perché se vuoi dare una svolta alle tue strategie di marketing, allora devi considerare l'utilizzo di user generated content. In parole semplici, si tratta di coinvolgere i tuoi clienti nella promozione dei tuoi prodotti, facendo in modo che siano loro stessi a creare e condividere sui social la propria esperienza. Questo ovviamente non solo aumenta la credibilità del tuo brand e tutta la brand awareness e genera, diciamo, un passaparola organico, ma ti aiuta a snellire tutto il processo di creazione dei contenuti, perché i contenuti li creeranno i tuoi clienti per te. Tuttavia, come sempre, bisogna fare attenzione a ciò che viene ovviamente condiviso e monitorare attentamente i contenuti creati dai tuoi clienti. Se utilizzerai questi contenuti UGC all'interno delle tue Facebook Ads, assicurati di tutta la parte burocratica e legale, perché ti assicuro che non vuoi avere problemi con la violazione di copywriting e la privacy. Trucco per utilizzare con successo questi contenuti è trovare quella recensione che faccia in qualche modo leva sul motivo per cui ha comprato il prodotto e come il prodotto ha risolto un problema che il tuo cliente aveva inizialmente. Numero 6 è creare un blog. Abbiamo sempre parlato dell'importanza della SEO. Il blog fa parte di questa branchia. Ricorda che tutti i blog non sono uguali, però. Devi conoscere a fondo i tuoi clienti e che cosa cerca il tuo cliente. Sii un vero storytelling e non soffermarti soltanto su ciò che vuole l'utente. Il blog può funzionare anche da canale discovery. Quindi se sei in grado di scrivere dei blog che permettano di intercettare delle keyword di ricerca all'interno di Google, l'ideale è quella di creare un articolo blog o una guida che vada a intercettare una query di ricerca che sia in linea con il prodotto o servizio che offri. Ricorda che più interessante e utile sarà il tuo blog, più saranno tentati ovviamente di proseguire e scoprire di più sul tuo sito e quindi possibilmente anche acquistare. Numero 7 è utilizza i micro influencer. L'influencer marketing può sembrare una strategia datata e solo per chi ha grossi budget, ma c'è sicuramente un modo per farlo funzionare con poco budget e ottenere comunque dei risultati molto soddisfacenti. Utilizza i micro influencer, non soffermarti solo sugli influencer con 1 milione di follower, ma cerca all'interno della tua nicchia una persona autorevole che abbia un seguito anche abbastanza piccolo, ma l'importante è che sia in qualche modo influente sulla sua community, e offrigli prodotti. Offrigli di parlare del tuo prodotto in cambio della tua merce, oppure di un piccolo compenso. Questa ha una serie di vantaggi, anche lato advertising. Ti assicuro che con un po' di creatività puoi trovare collaborazioni molto interessanti che ti permettono di ampliare la reach, fare sicuramente brand awareness, ma perché no fare anche delle vendite direttamente dalle sponsorizzate di questi micro influencer. Questa storia del micro influencer è anche una questione di numeri, quindi l'obiettivo è quello di testare tanti micro influencer e tenere traccia dei risultati che portano. Successivamente potrai riutilizzare i micro influencer che funzionano, o ancora meglio prendere i top performer e renderli veri e propri ambassador del tuo brand e alleati del tuo e-commerce, che ti permetteranno di crescere in maniera più rapida. Numero 8, ovviamente, utilizza advertising. Chi non ha budget non vince. Tra Facebook Ads, che è principalmente quello che tocco all'interno di questo canale, c'è anche Google Ads, che è sicuramente da non sottovalutare. Perché hai mai sognato di stare in cima alla SERP e quindi ai risultati di ricerca in prima posizione? Puoi farlo sia in maniera organica sia in maniera a pagamento con la pubblicità PPC di Google Ads. La parte bella di questo è che, a differenza di Facebook che paghi per impression, in questo caso paghi solo se avviene un click, quindi l'addebito avverrà ad ogni click effettuato sul tuo annuncio. Con Google Ads ovviamente hai anche un enorme vantaggio, che è quello di intercettare a pagamento la domanda consapevole, quindi vai a intercettare un utente che in qualche modo sta cercando attivamente il tuo prodotto, il tuo servizio, quindi in linea teorica più interessato rispetto a un utente che vede la tua pubblicità su Facebook. Ovviamente questo non è un mondo semplice, lato Facebook Ads ci sono tantissimi tutorial che ho fatto, ti lascio la guida per i principianti. Lato Google Ads ti invito a iscriverti alla mia newsletter e a dare un'occhiata al blog della mia agenzia, che spesso trattiamo questi argomenti, ed è un modo semplicissimo per imparare in maniera gratuita attraverso queste risorse. Numero 9, che è molto sottovalutata però secondo me interessante in termini di strategie, è dedicare una pagina specifica per le domande frequenti. La pagina delle domande frequenti hanno un duplice vantaggio. In primis, ovviamente, alleggeriscono il lavoro della customer service e quindi dell'assistenza, perché le persone, se hanno delle domande, possono sicuramente visitare la pagina delle domande frequenti e trovare le risposte che cercano. Ma attenzione a non rendere la pagina delle FAQ una pagina noiosa. Rendila una vera e propria arma di marketing. Con un tocco di SEO, alcuni link interni strategici che portano a prodotti, la tua pagina delle domande frequenti è sicuramente un trampolino di lancio
che ha enormi benefici, perché rispondendo a delle domande diminuirai delle frizioni e quindi sarà molto più facile per l'utente convertire senza l'uso dell'assistenza clienti. Non considerare la pagina delle domande frequenti come una pagina fatta e finita, continua a aggiornarla, cerca dei feedback dei clienti e capisci quali sono le domande che ti richiedono più spesso, quindi rendi la dinamica e fallo sempre con stile. Numero 10, estremamente importante, è cura i tuoi clienti abituali. La vera differenza che c'è tra un e-commerce che sopravvive e uno che ha successo sta nella cura dei clienti abituali. I clienti fedeli sono il tesoro più prezioso che hai, ti conoscono già e già apprezzano i tuoi prodotti. Dedicare tempo e risorse al marketing rivolto ai clienti che già ti conoscono costa ovviamente una frazione minima rispetto a spendere lo stesso budget per clienti che ancora non ti conoscono. Non dare mai nulla per scontato e mostra amore e dedizione a questi clienti. Segmentare questi utenti per una matrice RFM e dedicare le giuste strategie di marketing e di email ha sicuramente molto molto senso, perché in questo modo andrai a segmentare tutte le persone sulla base di quanto hanno speso, quando è stata l'ultima volta che hanno acquistato, e in questo modo gli andrai a dare delle comunicazioni molto specifiche e personalizzate, e questo ti garantirà dei risultati economici molto importanti. Non dimenticare ovviamente di premiare la fedeltà dei tuoi clienti, quindi un modo per premiare la fedeltà dei tuoi utenti potrebbe essere attraverso un programma Fidelity, quindi ogni euro speso potranno avere determinati punti e determinati vantaggi, oppure perché non stupirli con un regalo gratuito, quindi magari sotto Natale fargli una mail scritta a mano dal founder che li ringrazia per il supporto che stanno contribuendo alla tua azienda. In conclusione, queste sono le 10 strategie che potresti attuare per avere dei riscontri estremamente diretti. Ci sono sicuramente molte strategie di marketing che potrebbero aumentare le vendite del tuo e-commerce e tantissime altre tecniche molto valide. Tuttavia ricorda che non esiste una formula magica, questi sono solo alcuni degli spunti utili, e come abbiamo visto, pensa all'e-commerce come una macchina che ha bisogno di un motore e ha bisogno che ogni pezzo all'interno del motore funzioni in maniera corretta. Sperimenta con diverse tecniche finché non troverai il tuo giusto marketing mix e le componenti del motore più utili per far andare più forte la tua macchina. Per oggi è tutto e noi ci vediamo presto. Ciao!